messaggio. Lo cercano da tutte le parti, eh. Capito? Lo cercano. Ma sei dal vivo? No, ora sono dal vivo. Se tu lo levi dallo schermo, glielo fa vedere a lei. No, no, te inquadra lì, però non lo fa inquadrare per me. Già mi risposta. Molto. Molto. Mitio, se lo vedi grande amico, ora dove si manda? Detto, ascoltami, lo vedi che c'è? Buonasera a tutti ragazzi, siamo qui velocissimi stasera perché è stata una giornata incredibile, eh? Attenzione. Un saluto agli amici di Instagram, siamo qui con il grande, una storia di successo, è veloce stasera, veloce, perché sai, ti stanno aspettando qui, stanno aspettando fuori, stanno aspettando alle prove. Anche, sì. Quindi Lady Blue è, salta da un cambio di membrana e basta. Cambio di membrana. Quindi dicevo, non passa più neanche dalla porta Lady Blue perché salta i box da, capito? E va dai clienti. Ciao Marilena, come state? Ciao, ciao Giuliano. Ciao Salva, Mirko Tronco de Faggio è in giro a Milf. È vero o no? Salva, ascolta, ti ha preso la strada della Milf, capito? Da quando c'è avuto questo successo e tu gli consigliasti te quel tipo di taglio, capito? È andata a Milf. Ritornare indietro, allora... Si sta cercando di richiamarlo, Ciao Adri, ciao Franco. Non torna più Adri. Ciao Ida, come state ragazzi? Siamo qui in attesa delle vacanze, o no? No, è fine settimana, no, siamo in attesa di domenica. Esatto. Io non è che mi piace tanto il calcio, lo amo, capito? Quindi domenica ragazzi c'è una cosa molto bella, lo so che magari tanti di voi ma non interessa, ma per unire quindi l'Italia, io penso sia un qualcosa che unisce. Io ho visto... persone, ho visto Geppo, il tecnico mio, mai visto una partita in vita sua, mai. Gli erano tutti lì, sono stati lì incollati nel televisore fino ai rigori, con la moglie, la bambina, c'erano tutti i parenti, eh? Mai visto una partita, non sappiamo, ma quante giorni? In 11 giorni. Salva dice ormai è perso, ma abbiamo una storia di successo qui, lo vedi? Come lo vedi questo ragazzo per le speranze? Perché ora ci porterà proprio l'ultima dedica per i capelli intelligenti, no? Con la chitarra, perché hai promesso, Salva, lo vogliamo sapere tutti. Ora ci fai il concerto, eh? Allora, dimmi dove lo fai il concerto. Concerto seguitelo, fa... seguitelo. Fa il 29. Dammi, seguitelo. Il 29 luglio. Dove? All'ex ippodromo Le Moline alle Cascine. Quindi siamo nella zona di Firenze, giusto? Sì. Bene. Allora, ma come potrebbero fare a seguirlo? Da venire. Per forza? Sì. Non c'è una diretta, no, streaming, diretta, live, no, non si potrebbe improvvisare? Tutto, lì è tutto libero, entri e via. Ma si potrebbe però, no? Live, no. No. Non lo fanno solo live. Live hard, perché lì ci vuole la foltezza hard, quella, giusto? Perché sennò non ti fanno neanche accendere gli strumenti, vero o no? Vedi dopo... Ciao Aniello, ciao Bruna, ciao Maria, ciao gli amici di Instagram, siamo ancora qui, ciao. Oggi c'è un caldo esagerato qui, siamo sui 37-38 gradi, insomma mi dicevi, dimmi come ti muovi per il 21? Per il 21? No, quando è? 29 scusami. 29 speriamo di muovere, perché 27 ci ordiniamo. No, non lo fare. No, lo devo fare. Tu devi essere in forma per il 29. Mirko potrebbe andare lì a fare il live. Capito? Salva, questo è una storia di successo, Dami, capito? Questo è un personaggio, l'hai visto? Questo rock forte, eh? Rock quello sentimentale. È quello ovvio, duro. Iron Maiden, dillo. C'è il pienone. Io ho visto. Come siamo messi con queste... Come siamo messi lì? Non lo so quanta gente ci sarà. Spiega un po', questo 29 grande concerto, è un evento all'aperto, sì, ma ancora non c'è tanto movimento a livello di concerti, la gente ci sposta Rock, ha detto Saba, Rock Siffredi, si può fare? Si fa il taglio alla Rock Siffredi. Salva è un grande parrucchiere. E Salva è il nostro air tutorial, capito? Nei live, che segue da vicino Lady Blue.
Lady Blue a fare due tagli contemporaneamente, ora si sta arrivando, ragazzi, perché stamattina, stamani è dal mani di forbice. Infatti ora Lady Blue si fa attaccare la forbice direttamente nelle mani, capito? Perché poi anche quando lì è in coda al semaforo chiede di tagliarsi i capelli, è così. Allora, dicevo io, ragazzi, ciao Barbara. Insomma, raccontami un po' di questo 29. Questo 29 è importante, perché ti stanno già... Serata Iron Maiden. Allora, serata Iron Maiden, ragazzi, attenzione. Ingresso libero. Oh, il grande video, te ci devi essere. Quando viene il grande video? Il 23. No, ti ho detto, scusa, il 13. Il 13 è il mio compleanno. No, c'è video con la chitarra, vieni a mettersi i capelli. Ma c'è i capelli? No. O stiamo? Guarderò online, a che ora viene? Ma come? La mattina sta lavorando. Bisogna si manda la foto. No. Non si va a lavorare questa cosa. Magari. Ma scusa, ma c'è il grande video venuto. Video? Io sarò al giro per l'autostrada in coda. Ho capito, ma un po' di musica. A sudare con la 3T. Che si può sudare, certo. Capito? Anzi, ti metti a posta sotto il sole. Per sudare. Ciao Sandip, sono di Brescia. Senti Sandip, noi a Brescia non ci abbiamo problemi, perché abbiamo il nostro top art director, io lo chiamo il presidente della Lombardia, il mitico Giuseppe, quindi puoi prendere un appuntamento e capire come accedere alla prova 30, che è quella che è la cosa più semplice. Vid viene a fare la prova 30. Dio buono, il mitico Vid. Abbiamo fatto. Non ricordo, commentava le... E certo, Vid è tremendo, Mi si aspettava. Ora io con tutti questi rientri stamattina ci è toccato mandare via persone, quindi ieri lo stesso si presentano per la prova 30. Ragazzi, non vi presentate se non avete l'appuntamento, mi raccomando, perché sennò poi sembra spiacevole dire no, però non è che poi qui si può fare, qui c'è tutto. Direttamente? Sì, no, volevano proprio mettersi i capelli, ma si presentano così, ragazzi, io dico, cerchiamo di mantenere, no, nel senso, l'appuntamento sempre, poi diranno le ragazze al call center, perché sennò dispiace mandare indietro le persone, va bene, poi uno ci rimane male, però c'è una prassi, c'è un modo di lavorare. Ciao Cannabi da Foggia, su Cerignola, aiutami, Cerignola. Come siamo? Siamo Avellino? No, aiutami. Avellino, ciao Francesco, ma la prova 30 quanto costa? Cerignola o Bari, forse Bari? Bari puoi andare, Bari puoi andare, Cannabi. Bari o Potenza puoi andare, Cannabi, quindi ti lascio il numero. Ciao, ma la prova 30 quanto costa? Se ci segui da tanto sai che puoi provare la prova 30 a 450 euro, quindi... Fai la tua applicazione, la tua scheda, facciamo, quindi provi i capelli intelligenti, la tecnologia del GECO e poi dopo 30 giorni puoi decidere cosa fare, no? Se vai avanti poi fai il piano di garanzia, quindi hai il cashback indietro del 100%, quindi non hai problemi. Quindi come se fai la prova 30 gratuita. Vi lascio il numero anche a Cannabi, qui 88... Se voglio, non so, è stata quella di Blu nell'ultima ora o... Va bene? Solo stasera Dami è da solo, perché è una storia di successo e quindi... Eccola! Vai! Ciao Lady, ma io sono di Messina, a Catania non ci vado. Certo, puoi andare a Messina. Puoi andare a Messina, ecco Lady Blue. Puoi andare a Messina. Ti lascio il numero di telefono di Messina. Che puoi prenotare con il nostro, salutiamo il nostro art director, il mitico Massi, un abbraccio numero uno. Franci, capito? Puoi andare. Ciao Lady, scusami, Ciao Max Barber numero uno, come stai? Stai lavorando alla grande? Seguici sempre, che poi domani, se avrai voglia, potrai farlo. Ora
a settembre si rinizierà i corsi, io spero che tutto, perché siamo rimasti veramente indietro. Ma l'ha tagliato prima. L'ha già tagliato. Ah, ok. Non lo sapevo, ma ecco, puoi chiamare qui Francesco. Perché con Lady Blue bisogna essere veloci, perché non. Lady, che dici te? Senti, mi ha detto Lady Blue voleva giocare l'Italia. Che dici? Si gioca. Si fa la scommessa. Vabbè, ma Dome non è che lui, basta ci sia la musica, poi dopo il resto. Dio bene? Puoi chiamare qui. Ciao, dammi, allora dimmi una cosa. Che li volessi dire a questi ragazzi, si lanciano così volessero, e ti chiamano per la, cioè, o comunque vogliono sapere informazioni sulla prova 30, cosa li consigli di fare? Che l'unico modo per capire realmente di che si parla è trovare la prova, la tecnologia 30. Del GECO, chiaro, e vedere poi man mano come sviluppa. Grande la punta. Chi punta vince, lo sai? Nella vita. Ciao Anna, ciao Pasquale, ciao Antonella. Ciao Ida, veramente dei professionisti, ti ringrazio per i professionisti, cerchiamo di fare il massimo, no? Con la tecnologia del GECO, la migliore tecnologia che ci possa essere oggi nel mondo per fare, per risolvere il problema della calvizie senza utilizzare quindi costose operazioni o altri tipi di soluzioni. Ciao Pasquale, a Olbia, ti dico, noi ci siamo, no? Quindi Sassari, Olbia e Cagliari, va bene? Quindi Max ti fa, Max Barber, numero uno Max Barber, ti fa complimenti a Lady Blue. Grazie. È molto rapida Max, vedi, perché quando poi fa l'applicazione qui, cioè, si fa appena accendere il live, anche gli amici di Instagram, io lo dico, e poi dopo vai, è già finito, quindi bisogna prendere quello, no? Che si riesce a carpire. Salvatore, grande, come stai in Sicilia? Oh, sei numero uno laggiù, eh? Ascoltami, quanti gradi c'era oggi? Ciao Lucia, ciao Emanuela da Napoli, bellissima Napoli. Fateci sapere dove siete, come siamo messi, eh? Come dice, cosa dice il generale a Napoli? Quindi con la tecnologia del GECO potete risolvere in maniera semplice, sicura e innovativa un problema di calvizie, no? Quindi senza più utilizzare la colla e gli adesivi, che ormai, voglio dire, ora con queste temperature qua, chi utilizza le protesi o le colle, quanti problemi hanno, no? Quindi fino a 10 anni fa si usava anche questa, la vecchia tecnologia con le colle, adesso la tecnologia del GECO da diversi anni è l'evoluzione, no? È quello che serve per una sicurezza, no? Per una sicurezza completa, quindi fa un caldo pazzesco, Emanuela, Guarda, qua siamo. Pasquale, per prenotare te lo dico io. Guarda, ti lascio qui il numero. Lascia i tuoi dati qua, che sono in maniera semplice. E poi ti richiameranno nel giro di 48 ore. 88, 25, 7, 1, 7. Chiama qui Pasquale, Da lunedì al venerdì, 9:13, 15:19. Ciao Roberta, caldo pazzesco, qua abbiamo 37 gradi. Ciao Alessandro. Quindi dicevo,
che vuol provare la tecnologia del GECO. Pasquale, mio numero Olbia. Ok, sei di Olbia, bene, bravo. Scriveteci la città, che almeno quando si passa i vostri nominativi alle ragazze del call center riescono subito, no, a sapere a qual è il centro più vicino per prenotare la tecnologia del GECO. Manuela, se tiri i capelli se ne viene, no, il GECO fino a 80 kg, ora posso tirare? Posso tirare? Guarda Manu. Oh, tutti i giorni guido, rischi. Capito? Lo vedi? No, te puoi fare quello che vuoi, però io magari tante volte lo faccio, poi lo chiedo perché poi io tiro, quindi fino a 80 kg di trazione il GECO. Non hai problemi, quindi si lega con il calore della pelle o con il sudore, quindi con le molecole, quindi di sale addirittura. Quindi Manu, questa è una soluzione straordinaria, quindi più sudi più si attacca, quindi è un po' come fa il GECO, quindi la tecnologia 3T Ionics funziona così, quindi dà una sicurezza straordinaria, meglio anche dei propri capelli. Quindi ciao Paolo, ciao Antonio. Qui hai fatto una roba assurda. Per domenica sempre, cioè, in pole position. Ma la guardia la partita? No, non te ne sì. La guardia. Domenica la guardia, io no. Ciao Antonio! Guarda Lady Blu come va. Ciao Paolo, come stai? Da dove ci chiami? Da dove ci segui? Ciao Emanuela, a Napoli vieni, ascoltami, a Napoli si può andare, va bene? Per fare una consulenza gratuita, ricordiamo che tutte le nostre consulenze sono gratuite, attenzione. Quindi non si spende niente a chiedere, no, come accedere alla tecnologia 3T Ionics e alla famosa prova 30, là dove si può fare, quindi dove abbiamo una calvizia parziale. Ciao Benedetta, come stai? Ciao. Ciao Maurizio, ciao Sabrina. Paolo, Reggio Calabria, siamo a Cosenza, quindi puoi andare dal principe di Cosenza e prenotare la prova 30. Domandina, la manutenzione si può fare anche a casa? Certo Max, sicuro. C'hai il 3T on pack, quindi la membrana si può ricaricare molto facilmente, quindi si può togliere con uno speciale procedimento. Lavare, quindi con lo shampoo 3T Ionics, quindi alto peso molecolare, quindi proteine alto peso molecolare, e asciugare e riapplicare, quindi deve essere una cosa molto semplice, Max, non c'è più il problema della collo, degli adesivi, come nelle vecchie protesi. Quindi la gestione dell'autonomia, Max, la puoi fare ai tuoi clienti domani, chi la vuol fare o chi sta fuori per lavoro per 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Quindi e non necessariamente ha possibilità di tornare al centro. O se no puoi fare la manutenzione al centro. Vediamo, poi la contatura... All'attore come andava? Grande Max! L'olio, mettici anche l'olio in questo fuori. L'olio? L'olio è quello dell'altra volta, non lo dico. L'olio? Ah, non è olio, ok. E l'olio non ho il 3T, ma non è un olio. Ah, non è olio? No, olio, sì. Sì, no, fa l'effetto. Sì, poi sì, non olio. Fa proprio parecchio. Guarda il capello intelligente come sale di profondità, ragazzi. Ciao Silvana. Ciao Nabil, se sei interessato Nabil, per avere una capigliatura, la capigliatura del GECO, quindi da far vedere, no, in questa estate di ripartenza, puoi telefonare qua. Lady Blue straordinaria. I capelli con il calore e Lady Blue. Cosa fanno questi capelli? Sono straordinari. Quindi quello morbido. Ma te gli ha fatto vedere, dopo gli ha fatto vedere un messaggio, gli è arrivato, non ci può fare. Questo è straordinario. Straordinario. È audacia, incredibile. No, un'audacia. Ciao Maurizio, ciao Ivan. No, questa è nuova.
Quindi impressionante la naturalezza. Max, ricordati che i capelli intelligenti hanno questa capacità di assorbire umidità, quindi di creare questo cross-linking, no? Lo vedi? Quindi te da grande professionista te ne rendi conto. Le protesi normali hanno questi capelli che sembrano finti, no? Alla fine li puoi mettere, li devi acconciare, li devi mettere, anche quando ci sono i capelli più belli. Ma la parte diciamo della naturalezza è straordinaria perché è data da questa tecnologia, no? Quindi ciao, sono un parrucchiere, sarei interessata al metodo eventualmente a inserirlo in salone, mi fate sapere, grazie. Ciao Sara, se mi dici da dove sei. Non mi sembra neanche che tu dacci. No, ma capito. Magari sai, c'ho sempre cani in mano, non lo so. Ma perché c'è? I cani. Il cagnolino pettinato. Senti, Max dice, è straordinaria la naturalezza. Spiegaci un po' questi capelli intelligenti come vanno. Sara, ti lascio il numero dove puoi chiamare, lasci i tuoi dati e scrivi, magari gli dici alle ragazze dove sei. Esistono i corsi per diventare un hair care specialist, un hair leader o un centro 3T Ionix, capelli intelligenti, ma poi te lo spiegherà il tecnico e ti telefonerà, va bene? Ci fa piacere perché nei saloni di acconciatura la tecnologia del GECO serve, quindi per dare più sicurezza e serenità alle persone che hanno bisogno di un capello, quindi con più foltezza o con più lunghezza, quindi che sia veramente un capello che possa, no, piacersi. Quindi senti Domi, che dici? Sicuro? È assicurato? Sicuro, è un gran problema, hai dubbi, grande, si staccia in qualsiasi momento. Non si usa più la colla da anni, ragazzi, io dico, e invito qualcuno che ha magari le protesi di vecchia generazione, che in questi mesi può avere tanti problemi, quindi ne arrivano tanti da noi. Ecco, passare alla tecnologia del GECO, perché potete fare anche la trasformazione del vostro vecchio impianto, no? Quindi allenarmi 2 anni fa, c'erano 36 gradi. Sì? E più l'allenamento, lo sudavo fraccio, proprio grondavo. Nessun tipo di problema. Assolutamente, anzi. Cosa succede quando si bagnano i capelli o fai la doccia? Cosa fa? Una reazione ancora maggiore, bene. E lo stesso discorso quando c'è il calore, quando diciamo si suda, si fa. Quando con 39 gradi come oggi inizia improvvisamente a piovere, te si riesce a scaricare le scatole, ti piove l'acqua in testa, proprio l'artista da Dio. È vero, stanno tanto a poco i capelli. È una cosa, neanche i capelli normali. Ha piovuto 10 minuti, l'ho presa tutta. Sì, sì, sì. E sono rinati. È vero, è vero. Ha questa capacità proprio di controllare i legami elettrostatici. È una tecnologia da provare, è avanti come concetto, come funzionalità, ma poi nella vita quotidiana lo potete vedere. Poi il taglio, questo è una moda straordinaria, quindi è una storia di successo. Stai avendo, cioè, i ragazzi, anche stamattina arrivava un ragazzo di 26 anni, c'era un ragazzo di 20, un po' più di 20 anni, aveva tutti i tatuaggi, tutta la moda, no? Ma ha citato la tua pettinatura, perché effettivamente dice, io non posso mica stare così, c'è un fisio così, il capello è al top. Ora con un po' li voglio forse così, poi a sportire si sempre in tempo. Fa una quarantina d'anni forse. Sì, però guardate, se 35 e meno 10, poi qui, attenzione. Manuela, se vuoi parlare qua, puoi chiamare qui, veramente, guarda, da domattina, perché stasera siamo già in chiusura. Guarda, chiami qui domattina dalle 9 e poi chi punta vince. Senti. Chi punta vince. Allora Domi, senti, so che sei impegnato e siamo qui in chiusura, dai. Ragazzi, se stasera con calma ve lo riguardate, quindi quando siete copiati sotto il tavolo, quindi quindi a casa, magari sotto il condizionatore con la temperatura giusta, un po' di concentrazione, tac, vi potete riguardare il video di oggi, dei capelli intelligenti con il nostro Dami. La storia è successo. E ricordiamo che il 29 grande concerto di ripartenza, tanto giusto? Che ci si rivede. Bene, quindi poi ci aggiornerà un po' di cose, però l'idea non sarebbe male di farla vedere anche ai giovedì, più che giovedì 29 ex ippodromo Le Moline alle. Grazie a te Emanuela. Ok, grazie. Quindi ragazzi, Domi, dammi un consiglio, poi ti lascio con un pensiero tuo su Pensiero di oggi. E Forza Azzurri, grande, questo mi piace. Forza Azzurri, Forza Capelli Intelligenti e Forza Azzurri, no, questo mi piace. Quindi domenica sarebbe, io sono con te, Forza Azzurri, e quindi un entusiasmo straripante da qui ai prossimi giorni, vedi? Perché poi si sta bene quando un paese come l'Italia può essere riunito attraverso lo sport. Ho visto persone
Quindi siamo sempre più uniti e si sta, veniamo fuori da una situazione. Speriamo di essere uniti anche dopo, dopo la partita. Gli europei, dopo gli europei. Secondo me si fa un po' troppo galletti da tutte le parti del mondo. Però dai, siamo italiani, quindi insomma ci vuole un po' di... No, no, dico a livello di... Ah, ok. Se okay. Piazze piene... Sono troppi, dice, viene, sono troppi. Un po' troppo. Però dai, il messaggio sia positivo, giusto? Anche visto il 29 inizi i concerti, quindi in qualche modo, eh? Una ripartenza. Dai, un saluto, allora me lo fa un saluto fatto bene? Ho proprio tre parole, quattro. No, su quello che te pensi veramente. Ci tengo a parlare di capelli. Perché c'è un'intelligenza. Chi ha voglia di cambiare, di riavere i capelli indietro, questa è la soluzione definitiva, sicura, naturale. Puoi tornare indietro per un qualsiasi motivo, ma una volta che lo provi non torni indietro e vedi i risultati da subito. Grande. Se lo dice... senti come una cosa tua e non come una cosa esterna, che sto ci tengo a dirlo, perché è una cosa che io quando guardavo i live prima di venire dicevo, ma sarà una cosa, tu te la sentirai tipo una parrucca, un cappello, invece quando provi la 3D non ti senti proprio nulla di esterno a te sui set. È una tecnologia avanti, no, mi fa piacere questo perché te sei una persona molto attenta, quindi hai, insomma, sei di famiglia poi alla fine, no? Top il rockstar, mi ha detto Massi dalla Sicilia, il mio direttore, top grande Massi, ti piace questo rockstar, lo vedi com'è? Questo sta insidiando il primo posto al grande Mirko, eh. Ora sto dicendo, sembra che stia dicendo, però effettivamente i dati, perché Mirko ora si è data la MILF, quindi va bene, non si sa, è un numero cellulare se ti scrivo in privato, senti, ti lascio il numero quello lì della, diciamo, dell'ufficio, sì? Ok, Massi, favoloso. Massi è un grande hairstylist, quindi una storia di successo è questa. Quindi è quello che ti può dire un ragazzo che ritrova una serenità come la tua, no? Serenità, no, io dovevo voglia di riavere, sì, di sentirti te stesso. Mi dava noia. E poi appunto vedere i risultati hai in mare, non hai problemi, sotto la pioggia, vento, quel sudore, io mi alleno 5 giorni, a volte anche 6 su 7, sono sempre il giorno per lavoro, sono in furgone tutti i giorni e con questo caldo esagerato, no, è chiaro, cosa devastante, però non ci sono problemi di nessuno. Grande, questa è una bella cosa. Allora Dom, io ti lascio andare. Va bene, una storia di successo, so che ti aspettano, sì, insomma, sia a suonare, ok. Un saluto agli amici di Instagram, un saluto dai grandi dami, una storia di successo, un saluto al presidente Max, al prossimo live dal nostro canale, il miglior canale, i capelli intelligenti per la soluzione ai vostri problemi di capelli, quindi le migliori soluzioni qui per voi, forza con azzurri. La tecnologia del GECO e forza azzurri per domenica. Ciao a tutti, ciao.